stata una cosa, insomma, che lui voleva fare, di chiarire quello che era successo e compatibilmente, insomma, quello che ricorda, perché comunque lo shock rimane forte, quindi lui ha una visione limitata proprio agli ultimi momenti. Ha deciso di raccontare la sua verità e ripercorrere quegli attimi terribili. Alessandro Sacchi, l'ottantenne che lo scorso 21 giugno ha ucciso la moglie malata di Alzheimer con un colpo di pistola, questa mattina ha reso interrogatorio all'interno del carcere aretino di San Benedetto. L'uomo accusato di omicidio volontario aggravato per la prima volta ha raccontato al PM Marco Dioni quanto accaduto quella notte all'interno dell'appartamento di Via Legiotto. C'era una situazione di grande tensione, la signora era, sicuramente si era aggravata enormemente e non, in realtà il motivo è abbastanza futile, cioè stava ritornando, voleva portarla a casa, a letto, perché era mezzanotte, insomma, e lei faceva molta resistenza. A questo punto ha impugnato la pistola ereditata dal padre, mai denunciata, ed esploso un colpo contro la moglie. È stato lui poi quella sera a chiamare prima i vicini e poi i soccorsi. È andato lì a avvertirli e dopo è ritornato su e si è seduto accanto a lei. L'ottantenne, in occasione del funerale della donna, ha inviato una corona di fiori. Delle rose rosse. Alessandro Sacchi a breve potrebbe essere trasferito. I legali chiederanno per lui i domiciliari non appena sarà individuata una sistemazione alternativa. Stiamo valutando delle possibilità, con una sorveglianza, però confidiamo in lui.